Berlusconi oggi in tribunale per il processo Mediaset. Contro di me accuse risibili e demenziali, ha detto il premier. E poi ha accusato una certa magistratura che, secondo lui, lavora contro il paese. Ai cronisti ha poi aggiunto: a Rubio ho dato soldi perché non si prostituisse. Sull'immigrazione, Napolitano ammonisce il governo: no a strappi o ritorsioni con l'Europa, ha detto il capo dello Stato, invitando alla diplomazia il governo dopo il no di alcuni paesi ai permessi temporanei. In Lussemburgo è in corso il vertice europeo dei ministri degli interni. A Lampedusa nuovi sbarchi e primi rimpatri. Forse ad una svolta la crisi libica. A Tripoli in corso la mediazione dell'Unione Africana dopo il sì di Gheddafi ad un piano di pace. Dal Consiglio degli insorti il no al cessate il fuoco senza un ritiro delle truppe del colonnello. Paura in Giappone, dove la terra è tornata a tremare, scossa di magnitudo 7.1 ad un mese esatto dal sisma che ha devastato il nord-est del paese. Lanciato l'allarme tsunami, poi rientrato, evacuata la centrale nucleare di Fukushima, dove prosegue il lavoro dei tecnici, evitate fughe radioattive. Tutto come prima in testa al campionato, il Milan vince a Firenze e mantiene un vantaggio di 3 punti sul Napoli. Ma nella volata scudetto dovrà fare a meno di Ibrahimovic, squalificato. E dopo l'Inter, Lazio, Udinese, Roma, Juventus in corsa per un posto in Champions. Buongiorno a tutti voi dal telegiornale della 7. Dunque, questa mattina a Milano è cominciato il processo sui diritti TV Mediaset, che vede imputato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. È imputato per frode fiscale insieme ad altre 10 persone. E prima di entrare in aula il premier si è soffermato a parlare con i giornalisti, è tornato ad attaccare duramente una certa magistratura che lavora, ha detto il premier, contro il paese. Le accuse nei suoi confronti, ha detto, sono demenziali e infondate. Poi il presidente del Consiglio si è soffermato anche sul processo Ruby e poi è tornata a parlare anche sull'uso delle intercettazioni. Allora, vediamo com'è andata questa giornata nei servizi di Raffaella Di Rosa e Marco Lanza. Manca un quarto d'ora alle 10, l'entrata laterale del Palazzo di Giustizia di Milano è transennata. Cronisti e sostenitori di Silvio Berlusconi aspettano il suo arrivo, puntuale come l'ultima volta. Ecco il corteo di auto blu. Accanto a Berlusconi c'è il suo medico personale, Alberto Zangrillo. L'auto entra in un tribunale blindatissimo per l'occasione. L'aula del processo Mediaset è la più grande, quella della Corte d'Assise d'Appello, la stessa dell'udienza Ruby 5 giorni fa. Prima di sedersi in aula, Berlusconi, che in questo processo è imputato per frode fiscale, si ferma a parlare con i cronisti. Sono venuto a sottolineare, come sto facendo con voi, che sono stato in 2.565 udienze con dei costi che sono incredibili e soprattutto con un fango incredibile diffuso da tutti i giornali nazionali ed internazionali. È una magistratura che non lavora per il Paese ma contro il Paese. Presidente, lei chiederà di essere interrogato? Non lo so, adesso dipende dai miei... Per me va bene tutto che mi interroga. Oggi farà dichiarazioni spontanee? Non credo, non so, vedrò. Se le diranno così tanto grosse da non poter restare inerte, le farò. L'udienza comincia con l'audizione del primo dei 3 testi della difesa del produttore cinematografico Frank Agrama. Per i magistrati il socio occulto del premier nella compravendita dei diritti TV e cinematografici. Ma Berlusconi ai cronisti parla anche del caso Ruby. Il processo Ruby intanto è infondato, è senza senso, non esiste, e io sono paradossalmente accusato di, com'è, la scusa di prostituzione minorile, quando invece, avendo la ragazza raccontato a me e a tutti una storia molto dolorosa che ci ha persino commosso, l'avevo aiutata e le avevo dato una chance di entrare in un centro estetico con un'amica che lei avrebbe potuto realizzare se portava laser, antidepilazione, cose del genere, per un importo che a me sembrava di ricordare di 45.000 euro e lei ha dichiarato di 60.000 euro, comunque non me lo ricordo. E io ho dato l'incarico di darle questi soldi per sottrarla a qualunque necessità e quindi esattamente per la direzione contraria e il fine contrario, non costringerla alla prostituzione. Quindi in un paese serio le intercettazioni non sono prova né per l'accusa né per la difesa. Sono assolutamente manipolabili. Solo, io le posso dire soltanto che queste accuse sono risibili, cioè, infondate
è demenziale. No, ma demenziale, Presidente, ci sono decine di... Queste dunque le parole del premier Berlusconi. Il Palazzo di Giustizia naturalmente era blindato. Fuori si sono radunati moltissimi sostenitori di Berlusconi, molti gli slogan e molte le bandiere a sostegno appunto di Berlusconi. All'uscita il premier si è soffermato a parlare con loro, ha fatto una sorta di comizio improvvisato. Ho passato una giornata surreale, ha detto, si tratta di processi incredibili fatti solo per gettare fango sull'avversario. Allora, vediamo la cronaca di questa mattinata da Gui Chiappaventi. Uno show come non si era mai visto fuori da un palazzo di giustizia. Lo speaker corner del PDL, canzoni, slogan, acqua e panini. I palloncini con la scritta Silvio resisti, mentre dentro il leader è sotto processo. Ci sarebbe anche un palco, ma improvvisamente lo spostano non appena Berlusconi entra in tribunale. Stavolta gli ultra del PDL si sono organizzati alla grande dopo il mezzo flop dell'ultima volta, quando erano stati soverchiati dai contestatori del premier. Occupano praticamente tutta la strada che dà sull'ingresso laterale del tribunale. Chi vuole contestare viene prima fronteggiato a brutto muso, poi allontanato e identificato dalla polizia. Le danze le mena la B2M Mantovani, sottosegretario alle infrastrutture, prestato il lunedì per le manifestazioni al Palazzo di Giustizia, quando indossa la giacca da coordinatore del PDL della Lombardia. Sul palco salgono un po' tutti in cerca di gloria e visibilità. Dulcis in fundo Straguadagno, reduce dalla battaglia di anno zero che non ha ancora messo da parte, visto che passa 5 minuti ad attaccare Marco Travaglio. Alle 12.30 è tutto pronto per l'uscita del presidente. Da dentro i giudici chiedono di abbassare l'audio perché disturba le udienze. Non si era mai visto un processo diventare la sede di un comizio. Tutto questo vi dice come siano incredibili queste accuse, incredibili questi processi, che sono soltanto processi mediatici fatti per buttare fango sull'avversario politico che si considera un nemico da eliminare perché è l'unico ostacolo per la sinistra per tornare al potere. Presidente, Presidente. E primo piano naturalmente ci sono i temi della giustizia. Si apre oggi una settimana decisiva perché mercoledì sera dovrebbe arrivare il voto sul processo breve. Dovrebbe arrivare perché le incognite sono troppe e potrebbero anche far saltare tutto. Il servizio di Marinella Resta. Dalle aule di tribunale a quelle parlamentari si svolge su più fronti l'offensiva di Berlusconi sulla giustizia. Se a Milano il premier trasforma i processi in show, a Roma mette il Parlamento al lavoro per spegnerli. Questa settimana dovrebbe essere quella decisiva per l'approvazione del processo breve, testo che ospita la norma sulla prescrizione breve, utile a togliere dall'orizzonte il processo Mills e mettere il fiato sul collo a quello Mediatrade. Il testo finora non ha avuto vita facile. Doveva essere approvato due settimane fa, quando inciampò sul vaffa di La Russa a Fini. La settimana scorsa, poi, non ha superato la maratona ostruzionistica dell'opposizione. Domani torna in aula e mercoledì dovrebbe vedere la luce, ma il condizionale è d'obbligo. L'opposizione si prepara alla battaglia e mette sul tappeto 190 emendamenti. Un tour de force che costringerà la maggioranza a presidiare l'aula giorno e notte per evitare incidenti di percorso. Militarizzazione che arriva nel momento più delicato per il PDL, scosso da una guerra tra correnti, anche se sui temi cari al premier i passi falsi non sono ammessi. Non mancano poi dubbi sull'arbitro della partita, Gianfranco Fini. Contro di lui nel PDL è già partita un'offensiva preventiva. Situazione delicatissima sulla quale vigila il Colle. Il CSM ha bocciato preventivamente la legge e difficilmente l'organo si pronuncia senza assenso preventivo del capo dello Stato. Un messaggio chiaro. Insieme ai processi di Berlusconi, infatti, la prescrizione breve ne spegnerà molti altri, in particolare quelli dei parenti delle vittime del terremoto, della strage di Viareggio e i risparmiatori truffati, pronti a manifestare di fronte al Parlamento. Il governo è impegnato anche sul fronte difficilissimo dell'immigrazione. In questo momento è in corso a Lussemburgo il vertice dei ministri europei dell'interno e della giustizia. A Roma cerca di ottenere la solidarietà da parte di tutti i paesi europei, nonostante la doccia fredda arrivata ieri dall'Europa. Infatti permessi temporanei ai tunisini, dice appunto l'Europa, non fanno scattare automaticamente la libera circolazione all'interno dell'area Schengen. Ma soprattutto in primo piano ci sono le nuove parole
parole del Capo dello Stato preoccupato per le tensioni tra governo tra Italia ed Europa, e poi poco fa ci sono anche le parole del Presidente della Camera dei Deputati Fini, che sostiene la sinergia con l'Europa o c'è il rischio, ha detto, di alimentare inutili balletti di responsabilità. Facciamo il punto con Francesca Todini. Sull'Europa troppe parole in libertà, c'è bisogno di una visione comune, non di ripicche ritorsioni sull'immigrazione. È preoccupato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il mio animo è per un impegno forte dell'Italia in Europa, e questo è il pensiero che il Presidente della Repubblica consegna al Ministro degli Esteri Frattini al rientro dalla sua missione a Budapest. Il Capo dello Stato fa riferimento in questo modo alle parole del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che da Lampedusa aveva minacciato uno strappo con l'Europa, colpevole di aver lasciato sola l'Italia davanti al problema immigrati. Abbiamo avanzato da tempo richieste precise ed oggi vedremo se questa solidarietà c'è, afferma intanto il Ministro dell'Interno Roberto Maroni al suo ingresso oggi al vertice dei ministri degli interni europei a Lussemburgo. Una giornata tutta in salita, quella di oggi, per Maroni. Sul tavolo i permessi temporanei che l'Italia intende concedere agli immigrati e rispetto ai quali ha già espresso le sue critiche il ministro degli interni tedesco Friedrich. Secondo la Germania, infatti, quella dei permessi a tempo sarebbe una scelta contraria allo spirito di Schengen, un atteggiamento negativo come quello della Francia. L'Italia non incassa nemmeno, però, l'appoggio dei paesi del sud Europa, contraria ad esempio anche la Spagna, che rispetto alla Tunisia parla di una tipologia di immigrazione irregolare innescata da motivi economici. Ieri, in una lettera al ministro Maroni, la commissaria europea Cecilia Malmström aveva sottolineato come i permessi a tempo non siano passaporti per spostarsi in Europa e ha detto di no anche all'ipotesi di attivare la direttiva sulla protezione temporanea per gli immigrati tunisini, mentre per i libici si può parlare di asilo, visto che sono profughi in fuga da territori dove c'è un conflitto armato. Queste le posizioni in campo. L'Italia spera che l'Europa mostri la sua concreta solidarietà di fronte all'emergenza in corso nel Mediterraneo. Intanto a Lampedusa nella notte ci sono stati altri due sbarchi, ma oggi sono cominciati anche i rimpatri dei tunisini, è cominciato il rimpatrio dei tunisini direttamente in Tunisia da Lampedusa, e il primo volo è partito alle 13, il servizio di Silvia Testa. I tunisini non vogliono essere rimpatriati. I primi 30 hanno già lasciato l'affollato centro di accoglienza di Lampedusa. Ora sono su un aereo e volano su quel mare dove hanno rischiato la morte. Nel centro si respira rabbia e paura. Dentro sono circa un migliaio. Torneranno tutti in Tunisia. Due voli al giorno, 30 persone per volta, ognuno con due poliziotti al fianco. Così finisce il sogno d'Europa. Da quando la notizia ha scavalcato il muro e si è diffusa all'interno, sono iniziate le proteste. Qualcuno ha cominciato lo sciopero della fame. La polizia antisommossa circonda l'edificio, pronta ad intervenire a bloccare eventuali fughe. Questioni di giorni, anzi di ore. I ragazzi rinchiusi dentro sono giunti in Italia troppo tardi, dopo il 6 aprile, la data del decreto che concede ai 23.000 tunisini sbarcati sulle nostre coste da gennaio a mercoledì scorso un permesso di soggiorno temporaneo di 180 giorni. Tra gli arrivati fuori tempo massimo anche 40 maghrebini sbarcati a Lampedusa 30 minuti dopo la mezzanotte del 6 aprile. L'Organizzazione Mondiale per l'Immigrazione sta trattando per loro. In realtà sono entrati in acque italiane prima dell'ora fatidica. Quelli di oggi sono i primi veri rimpatri. Nei giorni scorsi sono stati respinti 30 tunisini con precedenti penali. Sull'isola in questo momento ci sono 1.500 stranieri. Uomini, donne e bambini intanto continuano ad arrivare. Ieri sera 500, 180 nella notte. Tre scafisti sono stati arrestati. In aumento i profughi di guerra dalla Libia di origine somala ed Eritrea. In porto le storie degli immigrati. Dopo l'identificazione si separano. Centro di accoglienza e rimpatri per i tunisini, diritto d'asilo e visto per i profughi libici, tenuti separati nell'ex base militare Loran. Mentre iniziano i rimpatri a Lampedusa, a Manduria, nelle prossime 48 ore, la questura rilascerà i primi 136 permessi temporanei. Potrebbe esserci una svolta per il cessate il fuoco in Libia. Gheddafi avrebbe dato la sua disponibilità al piano di pace disposto dai rappresentanti dell'Unione Africana. Il punto della situazione da Francesca Fanuele. Questione di ore.
Si saprà tra poco se il piano di pace proposto dall'Unione Africana riuscirà a strappare anche l'approvazione dei ribelli di Bengasi dopo quella del Rais e dunque a risolvere per via politica la crisi libica a quasi due mesi dalla rivolta anti-Gheddafi. Qualche segnale però già c'è. I ribelli hanno infatti confermato questa mattina di non voler firmare alcun accordo se Gheddafi prima non accetterà di andarsene con lui le sue truppe. Questo è quello che chiede il popolo libico, ha detto il portavoce Mustafa Gheriani. Comunque valuteremo con attenzione il piano di pace sostenuto dall'Unione Africana. Poi decideremo. Più possibilista era stato invece lo stesso colonnello che, secondo quanto riferito dal presidente sudafricano Zuma, avrebbe di fatto accettato la via diplomatica dopo due ore di colloquio nella residenza bunker di Bab al-Zizia a Tripoli. Mi basta dirvi, ha infatti dichiarato alla stampa il presidente Zuma, che il capo Gheddafi e la sua delegazione hanno accettato la roadmap presentata dall'Unione Africana. Il piano in dettaglio prevede la fine immediata di tutte le ostilità, le agevolazioni per la consegna degli aiuti umanitari e l'apertura di un dialogo tra i partiti libici in vista di un periodo di transizione dei poteri. Dunque quello che conta davvero in queste ore è che si riesca a far tacere le armi. Stiamo contattando la NATO, spiega infatti il presidente Zuma, perché interrompa i bombardamenti. Dobbiamo dare una chance al cessate il fuoco. Sul campo infatti la guerra continua ad essere di posizione tra le truppe fedeli a Gheddafi e i ribelli, senza vincitori né vinti, ma solo vittime. In particolare nelle due città chiave di Misurata e Ashdabia. La NATO intanto ha esteso il raggio d'azione, ha annunciato di aver distrutto 25 carri armati di Gheddafi, ma anche depositi di munizioni e le linee di rifornimento delle forze legate a Tripoli. Ed è tornata oggi la paura di nuovo in Giappone, ad un mese esatto dal devastante terremoto e tsunami che ha colpito il nord-est del paese. La scossa ha colpito il distretto di Fukushima, ma è stata sentita anche a Tokyo. E un paio di ore prima del nuovo sisma il paese si era fermato per ricordare la catastrofe. Il servizio di Adriana Bellini. In Giappone la terra non dà tregua nemmeno ad un mese esatto dal devastante terremoto dell'11 marzo. La nuova violenta scossa 7,1 della scala Richter ha fatto tremare gli edifici di Tokyo poco fa alle 17:16 ora locale, riproducendo uno scenario di cui le persone sono ormai stanche di far parte. Le scrivanie che ballano, i computer che cadono, la paura che ti spinge a telefonare immediatamente alle persone care. Anche questa volta l'epicentro è nel nord-est dell'arcipelago, non lontano dal fantasma della centrale di Fukushima, ad una profondità di appena 10 chilometri. Si prevedono onde alte fino a un metro e per questo è stato diramato un allerta tsunami, poi rientrato. Nell'impianto nucleare, già fortemente compromesso e dove è sempre emergenza, al momento non sembrano esserci danni o nuovi problemi, ma l'alimentazione elettrica è stata sospesa in via precauzionale e per tutti gli operai e i tecnici che lavorano nel sito è scattato l'ordine di evacuazione. Anche le due piste del principale aeroporto della capitale sono state chiuse, nonostante il paese questa volta non abbia subito danni. Del resto, nel nord-est del Giappone, dopo lo shock di un mese fa, da distruggere resta ben poco, come dimostra il costo della ricostruzione stimato attorno ai 310 miliardi di dollari e gli oltre 25.000 che quel giorno hanno perso la vita. A loro era dedicato, poco prima di quest'ultima scossa, il minuto di silenzio che tutti i giapponesi hanno osservato alle 14:46 in punto, l'ora della grande scossa di magnitudo 9. C'è Parmalat in primo piano nella pagina economica. Notizia di oggi è che il Tribunale di Parma ha respinto l'istanza di sospensione presentata dalla francese Lactalis contro la delibera del CDA del gruppo Di Collecchio che ha rinviato l'assemblea. Adesso vediamo cosa succede con Marco Fratini nella scalata dei francesi alla Parmalat. La notizia è arrivata questa mattina da qui, dal Tribunale di Parma, e il Partito dell'Italianità ha tirato un bel sospiro di sollievo. Il ricorso dei francesi non è passato e il giudice ha considerato il rinvio dell'assemblea del gruppo Di Collecchio conforme alla legge, una prova che il primo decreto lampo di Tremonti è stato decisamente utile. Dunque è ufficiale. La sfida va ai supplementari. Da metà aprile, questa sarebbe stata la vigilia, si rimanda alla fine di giugno. Lactalis, che dribblando l'OPA ha in mano quasi il 30% di Parmalat, potrebbe appellarsi, ma a questo punto il rischio di azzannarsi in una battaglia legale non conviene a nessuno. E comunque sia, tra trappole antitrust e affari dell'Unione Europea, lo scenario non è semplice. Si intreccia con le parole del Ministro dell'Economia, che un paio di giorni fa dall'Eurovertice informale di Budapest ha fatto sapere che il decreto antiscalate, ora più prudentemente definito salva imprese, avrà una logica espansiva e non protettiva e sarà aperto anche agli stranieri.
Qualcuno ci vede uno spiraglio per un contentino ai francesi. Potrebbero allearsi con gli italiani, restando però in minoranza con Lecchio. In alternativa le azioni bisognerebbe comprargliele e non certo con lo sconto. Il piano Tremonti nel frattempo va avanti, tanto che oggi la Cassa Depositi e Prestiti si riunisce per cambiare lo statuto in modo tale da permetterle di assumere quel ruolo di cavaliere bianco statale, grazie a un fondo speciale, si dice, da 20 miliardi, nel quale molti vedono il clone del modello IRI, suscitando così le appassionate smentite del ministro. Situazione fluida, come si dice, ma se una cosa più vicina c'è è la definizione della cordata italiana. L'obiettivo che ha scandito l'impegno di Intesa San Paolo è quello di un progetto industriale di lungo periodo e non una passeggiata finanziaria solo per far fuori i francesi. Così, accantonata l'ipotesi Ferrero, la scelta è caduta su Granarolo. Per conquistare Parmalat serve un tesoretto di 3 miliardi e nelle prossime ore si saprà se e come verrà messo sul tavolo. Ieri vi abbiamo dato conto delle parole del presidente di Confindustria, Marco Gaglia, che ha puntato il dito sul mancato sostegno all'imprenditoria. Oggi sono arrivati i dati sulla produzione industriale, sono dati positivi. E poi c'è la Fiat, perché la D. Marchionne ha annunciato l'acquisto di un'altra quota di Chrysler. Il servizio di Paolo Luzzi. Le negatività d'inizio anno sono state tutte cancellate. A febbraio una crescita dell'1,4% su base mensile e del 2,3% in riferimento agli ultimi 12 mesi. Dati di ripresa che, se da una parte sembrano confliggere con le pressanti richieste di sostegno per il settore avanzate anche ieri dal presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, dall'altra ne rafforzano l'accusa nei confronti di una politica giudicata miope e che non aiuta il paese per una crescita adeguata ai parametri europei. Nel suo intervento di ieri la Marcegaglia lo ha detto chiaramente: gli industriali si sentono soli. A rincarare la dose giungono oggi le parole di Montezemolo, che si schiera apertamente con chi lo ha sostituito alla guida di Confindustria. Condivido totalmente il pensiero di Marcegaglia, ha detto il presidente della Ferrari. Gli imprenditori non sono mai stati così soli e occorre riportare al centro la crescita. Nella battaglia di Pomigliano e Mirafiori siamo stati soli, risponde invece l'amministratore delegato di Fiat, a chi gli chiede un commento alle parole della Marcegaglia. C'è stata una parte del sindacato che ovviamente ci ha appoggiati. Il governo, spiega ancora Marchionne, ha fatto quello che poteva. Il ministro Sacconi ha fatto il massimo che poteva fare in quelle condizioni. È il sistema che continua a costringere la Fiat a difendersi. Intanto dall'amministratore delegato arriva l'annuncio che nei prossimi giorni, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, il gruppo torinese salirà in Chrysler fino al 30% del pacchetto azionario. È arrivato il momento di parlare di sport. Facciamo il punto sul campionato di calcio con Luca Catogno. Scudetto per 3 in 6 mosse. Milan, Napoli e Inter escono dal 32esimo turno con lo stesso risultato. 3 vittorie che non cambiano le gerarchie della classifica. Il blitz rossonero nel posticipo di Firenze ha però un peso specifico maggiore. Primo, perché rispedisce la squadra di Mazzarri a meno 3 e mantiene quella di Leonardo a meno 5. Secondo, perché la pressione era tutta sul Diavolo, che non poteva permettersi passi falsi dopo i successi ottenuti dalle due avversarie. Infine, particolare non di poco conto, perché il traguardo adesso è leggermente più vicino. Nelle prossime 6 giornate può succedere ancora di tutto. Rilanciato psicologicamente dal derby, il Milan ha offerto una nuova prova di forza tecnica e caratteriale. Le reti di Seedorf e Pato hanno dato ragione ad Allegri, che ha privilegiato i piedi buoni. Tutto perfetto, tranne il recidivo Ibrahimovic. Espulso per proteste, lo svedese rischia di saltare mezza volata scudetto. Intanto il Napoli non vuole smettere di sognare e soprattutto non può più nascondersi. Il 9° successo esterno rappresenta il record assoluto per i partenopei. A Bologna Mascara non ha fatto rimpiangere lo squalificato Cavani per l'estasi collettiva dei tifosi azzurri, che guardano Lavezzi e ripensano a Maradona e ai duelli tricolore con il Milan di Sacchi sul finire degli anni Ottanta. Passato e presente si fondono tra loro, mentre il futuro potrebbe dire ancora Inter. La pazza idea della rimonta nel ritorno Champions di mercoledì in Germania va a braccetto con la voglia di non abdicare in un campionato che si deciderà allo sprint, presumibilmente nei big match delle ultime 3 giornate. Roma-Milan alla 36esima, Napoli-Inter alla 37esima, Udinese-Milan e Juve-Napoli alla 38esima. Un finale per cuori forti. E dietro a Milan e Napoli, con l'Inter e altre 4 squadre si contendono un posto in Champions League. In corsa Udinese, Lazio, Roma e Juventus. Nicola Di Tiene. Campionato vivo, appassionante, non solo per lo sprint scudetto.
Travolata Champions e lotta per non retrocedere sono ben 10 le squadre interessate agli sviluppi di questi ultimi 540 minuti della stagione. La giornata di ieri ha restituito alla Lazio quel quarto posto che nelle ultime 3 settimane era stato ad appannaggio dell'Udinese. Ma oltre ai biancocelesti e ai friulani ci sono anche Roma e Juventus in lizza per la quarta piazza, quella che serve per qualificarsi alla Champions dell'anno prossimo. È di ben 25 milioni di euro la cifra che bala tra l'ingresso o meno nella competizione europea più importante. Con il successo di ieri sul Parma, la Lazio fa un deciso passo avanti verso questo obiettivo. La formazione di Guidolin è in evidente flessione, nel prossimo turno dovrà sfidare al San Paolo in Napoli. Più in forma, ma staccate rispettivamente di 4 e 6 punti Roma e Juventus. I giallorossi hanno ritrovato un Francesco Totti in gran spolvero, mentre i bianconeri, battendo il rimonto e il Genoa, sono riusciti ad ottenere il terzo successo consecutivo. Forse troppo tardi per raggiungere la Champions, ma almeno ora c'è la consapevolezza di una squadra in crescita e con Matri e Toni ieri grandi protagonisti. Togliendo il Bari ormai condannato alla B, sono 5 le squadre racchiuse in 4 punti che lottano per non retrocedere. Al momento Brescia e Cesena, nonostante il punto ottenuto rispettivamente a Cagliari e a Palermo, sembrerebbero le più indiziate per accompagnare i pugliesi nella serie cadetta. A rischiare ci sono tuttavia il Parma, nonostante l'arrivo del nuovo tecnico Colomba, e la Sampdoria battuta in casa dal Lecce in uno scontro salvezza decisivo. 3 punti che consentono ai salentini di staccarsi dalla zona salvezza e che invece confermano la caduta libera dei Liguri, passati dai preliminari di Champions all'incubo della retrocessione. Ci fermiamo per qualche minuto, vi aspettiamo con gli aggiornamenti alle notizie, a tra poco. Bentornati in studio, vi do qualche aggiornamento prima dei saluti. Oggi è tornato a parlare di nuovo il Presidente della Camera, ieri lo ha fatto da Bari, oggi da Marsala in provincia di Trapani. Fini, rispondendo ad una domanda fatta da uno studente sulle priorità della politica, ha risposto a una domanda che riguarda il processo breve. Come sapete mercoledì dovrebbe esserci il voto, anche se sono molte le incognite, lo abbiamo parlato nel servizio di Marinella Aresta. Fini ha detto: se alla Camera si sta discutendo di prescrizione breve invece che di altro è perché c'è una maggioranza e c'è un regolamento parlamentare che devo rispettare, pur avendo la mia idea personale. L'opposizione non discuterebbe di prescrizione breve. Questo è quanto ha detto il Presidente della Camera, che poi ha aggiunto: la politica deve essere confronto di idee sulla base dei principi costituzionali e non scontro perenne. Ma se questi principi si mettono in discussione, allora ci si ritrova in situazioni come quella che stiamo vivendo. Appunto, in questo momento Gianfranco Fini si trova a Marsala e sta rispondendo ad una domanda degli studenti. Poi c'è un'altra notizia che invece riguarda la politica estera, perché oggi entra in vigore in Francia la legge che è voluta fortemente dal presidente Sarkozy, che vieta di indossare il velo islamico nei luoghi pubblici, ma davanti a Notre Dame sono state fermate una ventina di donne velate e che protestavano contro il provvedimento. Con queste notizie si chiude il nostro telegiornale. La prossima edizione torna alle 20. Grazie per averci seguito e buona giornata.